Dopo il derby arriva la sfida alla Juventus, una bella opportunità per confermare la vittoria nella gara di andata. Non è stata un caso, il Milan vuole arrivare in alto dal centro sportivo Vinovo. Un caloroso benvenuto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Arbitro con fischietto in bocca, comincia Juventus-Milan. Scatto a tenere in gioco il pallone, Lenzini accompagna. Pallone in porta, traversa. Quasi beffa Giuliani. Aslani sguscia via Rosucci. Che bello il corridoio per Tomà. Impegna Pero Maignan. La luce l'accende Aslani. Tomà la conclude. Goodly può pennellare al centro Piemonte. Anticipata, arriva Mascarello col mancino. Solo profumo di gol. Va proprio Aslani, va in mezzo, arriva Cristi e poi Nguyen! Fallo. La palla è rimasta lì, rosso, con la mano. Nguyen ha provato il gol a sfondare, ha messo la mano. La giocatrice della Juventus può cambiare la partita. Rivediamo. Con la mano, sì, due volte con la mano. Il vantaggio del Milan, sfonda la porta Martina Piemonte, terzo gol consecutivo, sesto in campionato. Milan meritatamente avanti, Juventus 0 Milan 1. Piemonte, l'apertura per Aslani, c'è Grimshaw dietro, il pallone in area di tacco, Dubkova toglie il pallone e Tomà, porta vuota. Caruso, controllo e girata di destro, che giocata di Caruso. Il Nguyen, anzi era Goscia, ancora su Buonansea. Gama, la manata di Giuliani al pallone, allungandolo in calcio d'angolo. Buonansea, Beresten, traversa, incrocio, non si è capito il pallone dove si è andato. Una conclusione fortissima, ero già pronto al gol della Juventus e invece i legni ci hanno salvato. Il taglio di Tomà dall'altra parte, Piemonte, eccola tutta sola, arriva anche Vigilucci, taglio interno di Cristi Grimshaw. Piemonte si mette in proprio, Piemonte, la conclusione, la palla che resta lì, Tomà, e arriva il raddoppio del Milan al minuto 75. Lisley, Tomà, Juve 0 Milan 2. Rivediamo la posizione di Tomà, regolarissima. Sbaglia una volta e non la seconda. Pero Maignan nulla può sulla respinta di Tomà. Adami scucchiaia così per Tomà. C'è dentro Cristi Grimshaw, il pallone lo lascia sfilare Piemonte. Da posizione favorevolissima. Si era buttata dentro Grimshaw, che chiama ancora il pallone. Ecco il pallone di Arnautovic, è una gemma per Cristi Grimshaw. Pallone fuori. Arriva il gol della Juventus. Finita adesso però col gol, si giocherà forse qualcosina in più. Non è così. E dopo 49 risultati utili consecutivi in casa, si interrompe l'imbattibilità bianconera per mano di un grande Milan. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.